Non sono bastati 5 miliardi da investire nel putsch ucraino del 2014 a Victoria Nuland, ora sotto la presidenza Biden, sottosegretario di Stato per gli affari politici, prima con Obama incaricata della cura dei rapporti diplomatici con Europa ed Eurasia. Secondo quanto appreso dall'analista politico Garland Nixon, la Nuland, alla domanda su cosa ci guadagnassero gli Stati Uniti dal far morire di freddo e di fame i cittadini dell'Unione Europea con le sanzioni alla Russia, avrebbe risposto: meno europei. Sembra essere proprio un odio viscerale verso Bruxelles quello della Nuland, visto che anche nel 2014, in una conversazione telefonica con l'ambasciatore americano a Kiev, Jeffrey Pyatt, si lasciò sfuggire il proverbiale «fuck the European Union». Chissà, forse il medesimo concetto non è nuovo neppure per Joe Biden, anche detto Sleepy Joe, che a un generale che gli chiedeva cosa ha fatto per l'Ucraina, ha questa volta prontamente risposto: che cavolo pensi che abbiamo fatto? Li abbiamo addestrati e dato loro le armi in modo che possono almeno combattere. Ma dagli schermi televisivi di Fox News, oggi l'ancora per poco presidente Biden ha aggiunto che se alla fine dovrò andare a fare la guerra a sostegno dell'Ucraina, mi porterò tutti con me. E sui paesi europei nessuno pare nutra dubbi, tanto che il neoeletto presidente della Corte Costituzionale italiana Giuliano Amato ha appena giustificato la fornitura di armi a Kiev da parte di Roma, dando una nuova interpretazione all'articolo 11 della Costituzione, che sulla carta ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nella pratica, invece, secondo Amato, ripudia la guerra solo se ritenuta offensiva. Come se esistessero guerre che portano devastazione, paura e morte, e altre che, evidentemente quelle a guida NATO che esportano la rinomata democrazia, recano in dono invece pace, distensione e ricchezza per tutti. D'altronde, la madrepatria statunitense su questo non ha dubbi. Il segretario di Stato Antony Blinken, infatti, ha dichiarato alla stampa che gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev 10 sistemi di difesa anticarro ed anche sistemi per neutralizzare la superiorità aerea delle forze russe, dichiarandosi poi assolutamente fiducioso in una vittoria finale dell'Ucraina. Al contempo, mentre il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, durante la conferenza stampa tenutasi a latere dell'incontro della NATO a Bruxelles ieri 6 aprile, ha affermato senza mezzi termini che la guerra per il Donbass ricorderà la Seconda Guerra Mondiale, con tutto il corredo di carri armati, aerei e artiglieria, il presidente comico ucraino Zelensky ha definito spettacolari le nuove sanzioni, ma ha subito aggiunto che non basteranno e che verranno interpretate come un via libera a proseguire l'azione militare da parte russa. Se lo dice lui, è verità. Anche se il Washington Post lo ha definito commissariato in quanto la NATO gli avrebbe inibito di raggiungere, non sia mai, eventuali accordi con Putin. D'altra parte, il servo del popolo ucraino continua a tenere conferenze in tutte le assemblee del mondo occidentale. Oggi si è presentato al Parlamento greco con due fra coloro che la stampa del FU bel paese ha dipinto come i lettori del filosofo Kant, ovvero i combattenti del battaglione neonazista Azov, motivo per cui diversi parlamentari, tra cui quelli del partito di opposizione Siriza, hanno boicottato l'intervento. Da Mosca, invece, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha fatto sapere che ieri, 6 aprile, l'Ucraina ha presentato una nuova bozza di accordo, che però si discosterebbe molto dalle promesse fatte a Istanbul. Non sarebbero infatti mantenute le garanzie di sicurezza sulla Crimea e sarebbe sparita una clausola sullo svolgimento di esercitazioni militari che prevedeva la necessità di ottenere il consenso della Russia. Cose di poco conto, evidentemente, per Zelensky, non interessato probabilmente alla pace. Cose però che per Vasily Alexievich Nevienzia, ambasciatore della Federazione Russa alle Nazioni Unite, contano. Nevienzia ha infatti ribattuto che la Russia non vuole la terra ucraina, ma la pace duratura nel Donbass. Per questo, precisa l'ambasciatore, va estirpato il cancro nazista, visto che, dopo aver divorato l'Ucraina, alla fine potrebbe distruggere anche la Russia. E forse non a caso, tra una dichiarazione e un'altra, proprio oggi sono emerse le prime notizie di militari ucraini che attraversano i confini in Europa, travestiti da rifugiati. Ma si sa, l'Europa conta poco e per questo può morire di freddo, con o senza rifugiati, chiunque essi siano. Nel frattempo, l'autorità russa ha introdotto misure contro Google per violazioni sulla legge russa, tra cui il divieto di distribuzione di pubblicità.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin, la Russia starebbe sviluppando un'alternativa a Google Play. Dal mondo dei social networks però non è tutto, perché dall'altra parte dell'oceano, per non perdere il vizio e confermare al tempo stesso il livello censorio dei padroni universali, Twitter ha sospeso l'account dell'ex ispettore dell'ONU Scott Ritter, noto soprattutto per essere stato a capo degli ispettori delle Nazioni Unite in Iraq dal 1991 al 1998 ed essere stato già da allora un forte critico delle politiche statunitensi in Medio Oriente. Nelle ultime ore, il peccato originale di Ritter è divenuto mortale per Twitter. Ritter ha infatti niente poco di meno che accusato la Polizia Nazionale Ucraina di aver commesso crimini a Bucha, con l'obiettivo di incolpare la Russia. Queste persone sono state uccise il 1° aprile dalla Polizia Nazionale Ucraina, ha spiegato Ritter, aggiungendo poi che subito dopo il presidente Biden è intervenuto parlando di crimini di guerra della Russia. A buon intenditore poche parole, sembra esclamare l'ex ispettore dell'ONU, adesso silenziato dallo zio Sam Twitter. Sul versante economico, nel frattempo, mentre i leader del G7 affermavano di vietare nuovi investimenti nelle cosiddette aree chiave dell'economia russa, il Senato degli Stati Uniti approvava il divieto di importazioni di energia dalla Russia, causando ripercussioni non a Mosca, dove il dollaro costa meno di 75 rubli, ma ancora una volta nel vecchio continente. Tanto da far ritenere a Bloomberg che, nel caso in cui la guerra in Ucraina dovesse durare a lungo, per il fu bel paese vi sarebbe la possibilità di evitare, almeno per quest'anno, la recessione. Ma la cattiva notizia, prosegue la testata finanziaria, è che a pagare il prezzo saranno le famiglie italiane, che dovranno sobbarcarsi 60 miliardi di aumenti. Il governo italiano ha infatti impegnato circa 20 miliardi per alleviare l'effetto deprimente delle sanzioni su imprese e famiglie. Secondo Bloomberg, tuttavia, il peso sulle spalle delle sole famiglie potrebbe essere da solo 3 volte quella cifra. Previsione comunque migliore, si fa per dire, di quella fatta qualche giorno fa dal Centro Studi di Confindustria, che ha ridotto in un lampo la crescita nel 2022 al più 1,9%, con un'ampia revisione al ribasso rispetto alle stime dello scorso ottobre, quando tutti i previsori erano concordi su un più 4%. Nel frattempo, il banchiere caudillo Mario Draghi ha dichiarato durante una conferenza stampa che gli italiani devono scegliere tra il condizionatore o la pace. E questo ricorda tanto le arringhe del duce Mussolini, che in merito alla scarsità di grassi in tempo di guerra declamava alla folla «burro o cannoni?». Così prontamente è apparso un sondaggio effettuato da ISPI e pubblicato dal Corriere, secondo cui la stragrande maggioranza degli italiani sarebbe a favore di una riduzione dei consumi. Sono quasi l'86% le persone che si dicono disposte a ridurre i propri consumi in caso di una crisi energetica prolungata del conflitto, scrive il quotidiano di Via Solferino. D'altro canto, dalla sala nervi dello Stato Vaticano, Papa Francesco si è fatto fotografare con la bandiera della centuria cosacca numero 4, che come le altre centurie dell'esercito ucraino ha inserito i propri cadetti e comandanti in tutte le strutture dell'apparato militare nazionale. Papa Francesco forse non sa che le centurie, proprio come il battaglione Azov, hanno una radice ideologica che definire fascista è sicuramente un eufemismo. La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Joseph Borrell intanto hanno fatto sapere che si recheranno a Kiev domani, venerdì 8 aprile, dove, secondo l'agenda di Hollywood, dovrebbero incontrare il presidente ucraino Zelensky. Dal Parlamento europeo, con 413 sì, 93 no e 46 astenuti, i parlamentari chiedono l'embargo totale di tutti i combustibili fossili russi. Non trattandosi di un vero Parlamento, la risoluzione non avrà alcun effetto pratico, se non quello di gettare benzina sul fuoco divampante della propaganda di guerra. Ma in giornata è arrivata anche un'altra votazione, frutto della cieca isteria russofoba, stavolta dalle Nazioni Unite, che con 93 sì, 24 no e 58 astensioni hanno sospeso la Russia dalla Commissione per i diritti umani. Così è, se vi pare. Un dialogo tra sordi, così Joseph Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, ha definito l'ultimo incontro con Xi Jinping e Li Keqiang, presidente e primo ministro della Repubblica Popolare Cinese. Secondo il capo della diplomazia europea, la Cina ha cercato di evitare l'argomento Ucraina. L'inviato cinese all'ONU, Zhang Jun,
nella serata di ieri, ha definito inaccettabili le uccisioni dei civili a Bucha, ma ha evitato di attribuire il massacro alla Russia, aggiungendo che le circostanze dell'incidente dovranno essere accertate. Ma il tasto evidentemente più dolente è quello delle sanzioni. Durante il video incontro del 1 aprile tra i rispettivi vertici, Ursula von der Leyen aveva invitato la Cina a non compromettere le misure restrittive internazionali contro Mosca. Richiesta che Pechino non sembra aver accolto, come conferma l'andamento degli affari tra Russia e Cina, che prosegue come al solito. Business as usual, ribadiscono gli analisti. Un altro tasto sensibile è rappresentato dalle relazioni fra il Paese del Dragone da una parte e Serbia e Ungheria dall'altra. Paesi, questi ultimi, dove le elezioni hanno appena confermato i rispettivi governi non allineati all'Unione Europea. Pechino sta infatti approfondendo rapporti di cooperazione con Serbia e Ungheria, lasciando così l'autolesionista Unione Europea alla deriva bideniana. Gli Stati Uniti entreranno in recessione il prossimo anno, quando la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse per combattere l'inflazione già alta e in aumento, hanno affermato ieri gli economisti della Deutsche Bank David Folkerts-Landau e Peter Hooper. Entro la metà del prossimo anno, spiegano gli analisti, la Fed aumenterà i tassi di 50 punti base in ciascuno dei suoi prossimi tre incontri. La Fed sarà inoltre costretta, secondo gli esperti della Deutsche Bank, a ridurre il suo bilancio di circa 2 trilioni di dollari, scendendo da 8,9 trilioni a 6,9. Si prevede che l'economia statunitense subirà un duro colpo entro la fine del prossimo anno e l'inizio del 2024, hanno scritto Folkerts-Landau e Hooper in un rapporto intitolato Over the Brink, oltre il precipizio in italiano. Secondo le loro previsioni, la disoccupazione negli Stati Uniti salirà bruscamente fino al 4,9% nel 2024. Attualmente, dai rilevamenti di marzo, la disoccupazione degli Stati Uniti è intorno al 3,6%. La Deutsche Bank è una delle prime grandi banche al mondo a prevedere la recessione negli Stati Uniti. Poco più di 24 ore dopo aver annunciato di aver testato con successo un missile ipersonico, il governo degli Stati Uniti si è già detto disposto a condividere questa tecnologia militare di ultima generazione con gli eserciti di Regno Unito e Australia. Da settembre dell'anno scorso, i tre paesi anglosassoni hanno formalizzato un'alleanza conosciuta come AUKUS, il cui obiettivo principale è quello di contenere le ambizioni cinesi nel sud-est asiatico, motivo per cui Pechino non ha assolutamente preso bene l'accelerata ipersonica annunciata da Washington, Londra e Canberra, che collaboreranno per sviluppare missili capaci di arrivare a bersaglio a velocità comprese tra i 9.500 e i 12.000 km orari. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, l'intesa anglosassone non farebbe altro che intensificare la corsa agli armamenti e aumentare il rischio di proliferazione nucleare. Il pericolo, ha aggiunto l'inviato di Pechino al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è che si creino i presupposti per una crisi come quella attualmente in corso in Ucraina. Il terreno di scontro, in questo caso, sarebbe l'isola di Taiwan, che Washington sta continuando ad armare in chiave anticinese, esattamente come sta facendo con Kiev in chiave antirussa. L'Europa continentale non è affidabile per gli eredi dell'impero britannico. La guerra deve continuare. Quasi 100 milioni di dollari. Questo è il valore della partita di armi che gli Stati Uniti invieranno prossimamente a Taiwan. Ad annunciarlo è stato il governo di Taipei, spiegando che il Dipartimento di Stato ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti militari che comprenderà, tra le altre cose, il sistema di difesa aerea Patriot. Si tratta della terza volta che gli Stati Uniti approvano una vendita di armi a Taiwan da quando Joe Biden è entrato alla Casa Bianca. Washington assicura che il nuovo pacchetto
pacchetto di aiuti servirà a mantenere la stabilità politica, militare ed economica nella regione e che la decisione di inviare materiale bellico è maturata in seguito alla richiesta delle autorità di Taipei, sempre più ai ferri corti con la Cina continentale guidata da Xi Jinping, che teme di perdere ogni residua speranza di riunificazione con l'isola, de facto indipendente da oltre 70 anni. In questo contesto, Pechino potrebbe annunciare presto contromisure, così come aveva fatto lo scorso 7 febbraio, in risposta alla precedente vendita di armi da parte degli Stati Uniti. In quell'occasione, la Cina aveva deciso di sanzionare le aziende Lockheed Martin e Raytheon Technologies. Proprio quest'ultima si è aggiudicata l'appalto di questa nuova partita di armi da 95 milioni di dollari annunciata da Taipei. In attesa di provvedimenti concreti, per il momento Pechino si è limitata a ribadire che la nuova vendita di attrezzature militari finirà per danneggiare ulteriormente il rapporto tra Cina e Stati Uniti, mettendo ulteriormente a repentaglio la stabilità nello stretto di Taiwan, dove i venti di guerra soffiano sempre più forte già dai tempi di Donald Trump. Gli intenti guerrafondai della Polonia prevedevano, tra le altre cose, un piano abbastanza semplice e lineare: spedire i suoi jet di fabbricazione russa in Ucraina e rimpiazzare così la flotta con i caccia Lockheed Martin F-16 provenienti dagli Stati Uniti. Ma mentre Kiev continua a lanciare l'allarme per nuovi aerei, Varsavia non ha ancora ricevuto gli F-16 promessi da oltreoceano. Il Ministero della Difesa polacco sta quindi pensando di trovare acquirenti in altri paesi, Italia in primis. L'offerta italiana prevedrebbe una fornitura da Leonardo Alenia di aerei Aermacchia M346 Master, velivoli multifunzione leggeri dotati di radar che rappresenterebbero una soluzione tattica molto redditizia per gli attuali moderni standard di battaglia. Per la Polonia esisterebbero anche altre proposte, fra cui un'altra, sempre proveniente dal Fubel paese, che prevede la consegna dai 12 ai 16 aerei Eurofighter usati. Ma l'eventuale consegna dei velivoli statunitensi potrebbe causare problemi, tra cui quello di un'eterogeneità logistica difficilmente gestibile. Nel frattempo il governo Morawiecki continua a sostenere la fornitura militare all'Ucraina come fosse a capo della NATO, fino al prossimo sostituto. Il divieto di importare il carbone russo potrebbe essere un azzardo per il vecchio continente. La Russia è infatti il principale fornitore europeo di carbone che alimenta le centrali elettriche. L'Europa attualmente importa 57 milioni di tonnellate di carbone, mentre Germania e Polonia dipendono dalla Russia per circa il 70% del carbone utilizzato. La scelta di Bruxelles di unirsi agli Stati Uniti contro la Russia, senza avere un'alternativa in ambito energetico, potrebbe dunque causare, secondo Bloomberg, carenze energetiche e continui blackout. Oltre alle scorte, le più basse immagazzinate nei porti di Amsterdam, Rotterdam e Anversa negli ultimi 6 anni, potrebbero infatti esserci anche dei problemi di natura logistica nel passare rapidamente a nuove fonti rispetto a quelle della vicina Russia. Alcune società estrattrici dell'Indonesia, il principale spedizioniere mondiale di carbone, sarebbero state contattate da Italia, Spagna, Polonia e Germania, ma la distanza si fa sentire. L'intervento tampone degli Stati Uniti nel fornire gas naturale liquefatto al posto di quello russo nel vecchio continente non troverebbe difatti un'analoga mossa per il carbone. Nonostante la dipendenza dalla Russia per l'energia metta in guardia il vecchio continente dall'imposizione di sanzioni su altri combustibili, il Parlamento europeo ha dato oggi il via libera a una risoluzione che chiede l'embargo totale delle fonti energetiche russe. La risoluzione, approvata con 513 voti favorevoli, 19 astensioni e 22 contrari, è stata accolta anche dall'applauso di un'assemblea sempre meno espressione di una rappresentanza democratica che, come una massa di lemmings che si getta da una scogliera, potrebbe decretare il suicidio politico ed economico di un intero continente.